Ciao ragazzi, oggi è giornata di video, quindi se mi vedete vestita uguale sapete già il perché. Allora, oggi volevo parlarvi, finalmente dopo tanto tempo che ho provato questa crema, dell'elicina. Allora, di questa crema ve ne avevo parlato circa un mese fa. Questa crema, prima di vederla sul video di Clio, non ne avevo conoscenza. Poi mi sono andata a informare sul sito, che è questo qua, e ho scoperto un mondo, cioè mi si è aperto un po' un mondo su questa crema. Allora, la crema in questione appunto si chiama Elicina, è una crema reperibile in erboristerie, farmacie, parafarmacie, o che potete acquistare direttamente dal sito. Il prezzo è di 42 euro per 40 grammi di prodotto e io vi consiglio di ordinarla in farmacia, perché comunque io ho visto che c'era un'arboristeria, tra l'altro vicino a casa mia, che la vendeva. Però ho detto, magari, che ne so, c'è la lì da anni e anni, perché non credo che sia un prodotto che ogni giorno mille persone comprino, e quindi ho preferito ordinarla in farmacia in modo che comunque fosse tra virgolette fresca. In realtà questa crema è una crema molto particolare, chi la conosce sa già qual è la composizione di questa crema. Infatti questa crema è una crema estremamente naturale, in quanto costituita all'80% da bava di lumaca. Avvertenza per gli animalisti, non viene fatta assolutamente nessuna violenza sulle lumache, perché la loro bava viene raccolta in modo totalmente naturale. Fino a una naturale azione sfogliante, nutre i tessuti migliorando l'elasticità della pelle, attenua e riduce gli inestetismi di rughe, smagliature, cicatrici e macchie di acne. Allora, io questa crema, come saprete, l'ho utilizzata specialmente per i segni dell'acne. Infatti io, comunque avendo 23 anni, ho ancora brufoli, acne, soprattutto nel periodo in cui mi si avvicina al ciclo. Però come vedete, vabbè, adesso sono truccata, però non ho grandi brufoli. Cioè, sì, c'è il periodo che, soprattutto quando mi si avvicina al ciclo, che mi riempio di brufoli, però non è una cosa costante, cioè non è che io ogni giorno, di ogni mese, di ogni anno, sono completamente piena di brufoli. Il mio problema principale sono le cicatrici, cioè mi capita comunque di, quando mi viene un brufolo, di schiacciarmelo e quindi di rimanere rossa nella parte schiacciata per giorni e giorni e anche settimane e settimane. Ad esempio qua ho questa cicatrice qua di un brufolo che ho schiacciato circa 2 settimane fa e adesso è coperto, ma è ancora molto molto rosso. Quindi applicando questa crema serve proprio per togliere i segni dell'acne. Quindi mi raccomando, avvertenza per le ragazze che magari hanno problemi di acne, che guarderanno questo video: questa non è una crema che va a sostituire le creme curative che vi hanno dato le vostre dermatologhe, i vostri dottori, e soprattutto questa non è una crema indicata per chi soffre ancora di acne, comunque chi ha brufoli costanti, chi ha un'acne permanente, cioè nel senso non il brufolo occasionale, ma chi ha proprio acne fissa tutti i giorni. Assolutamente, cioè questa crema non va a curare il vostro problema, quindi voi dovete continuare a utilizzare i prodotti che vi sono stati indicati dal vostro dottore. Questa crema però va ad aiutare quelle persone che, anche già adulte, che magari in precedenza hanno avuto problemi di acne, e quindi va a aiutarle a migliorare le cicatrici o comunque i segni che l'acne ha lasciato sul vostro viso. L'indicazione è di utilizzarla 2 volte al giorno, sulla pelle perfettamente detersa. Io generalmente la applico al mattino e alla sera, ovviamente dopo aver lavato il viso secondo i miei metodi abituali. Io questa crema deve essere applicata in quantità veramente minima, cioè non è che dovete spalmarne tipo Nutella sul panino, cioè proprio leggermente, e io la vado ad applicare solamente nella zona della fronte e nella zona del mento, questa zona qua, in particolare questa zona, perché comunque sono qui dove si concentrano i miei maggiori segni di acne. Mentre invece sul naso o comunque questa zona qua non vado assolutamente ad applicarla, perché comunque io ho già la pelle abbastanza sensibile, abbastanza secca di mio in questa zona, e quindi non vado a peggiorare la situazione. Quindi io comunque qua applico normalmente la mia crema idratante, non ho mai applicato le lecine in quella zona. Avvertenza, l'applicazione di 2 volte al giorno è indicata per i soggetti che hanno pelle mista barra grassa, quindi
per quelle persone che comunque hanno una pelle molto unta, molto oleosa, che comunque diviene molto lucida anche dopo poco che uno ha lavato la pelle. Infatti questa crema è indicata anche per coloro che non soffrono di acne, non soffrono di segni d'acne, ma che hanno una pelle molto oleosa. Infatti questa crema va comunque ad aiutare anche a, in un certo senso, a chiudere i pori, cioè a diminuire la produzione di sebo. Per invece coloro che hanno problemi di segni d'acne, hanno, o comunque problemi di cicatrici, ma comunque hanno una pelle molto delicata, molto secca, viene consigliato di applicare questa crema anche solo una volta al giorno, quindi magari la sera, e dopo magari 10 minuti, un quarto d'ora, applicare crema idratante, perché comunque essendo una crema esfoliante, su una pelle misto grassa non va a fare quasi nulla, cioè comunque va a seccare, ma una pelle che comunque è oleosa, mentre se voi avete già la pelle secca, questa crema va ulteriormente a seccare, a sfogliare, vi troverete con un viso tipo carta vetrata, quindi dovete sempre sempre idratare. A parte che io vi premetto, io pur avendo la pelle mista applico mattina e sera su fronte e mento, ma spesso magari durante la giornata, soprattutto se sono a casa, applico comunque un po' di crema idratante. Devo dire che io che comunque ho la pelle sempre molto sensibile, infatti tante creme che la dermatologa mi ha consigliato dopo 2 giorni di applicazione mi vanno a seccare, a creare crepe dappertutto, questa crema non mi ha causato nessun tipo di problema, nel senso non mi ha causato secchezza, non mi ha causato screpolature, nulla. Quindi io devo dire che mi sono trovata strabene con questa crema. Consiglio a chi ha intenzione di acquistarla di fare, cioè di non iniziare, cioè appena comprata subito applicazione 2 volte al giorno, ma di applicarne prima di tutto la prima volta una piccola parte magari qua o vicino all'orecchio per fare il test allergico, perché se voi siete allergica a questa crema e ve la mettete sulla faccia non vi voglio descrivere come vi troverete il giorno dopo. E poi magari cominciate, come ho fatto io, per i primi 4-5 giorni solamente un'applicazione leggera al giorno, e poi se vedete che la vostra pelle non ha particolari reazioni, non si secca, non diventa rossa, allora iniziate col trattamento. Qua sul foglio illustrativo viene detto che i primi risultati vengono notati dopo circa 3 settimane di trattamento. Io vi devo dire che già dopo una settimana, 10 giorni, notavo già dei miglioramenti. Infatti la mia pelle appariva molto meno rossa, molto meno irritata del solito. Io quindi adesso sto continuando, tranne qualche giorno fa che ho avuto qualche brufolo, perché appunto mi avvicino al ciclo, quindi ho sospeso l'applicazione di questa e ho continuato ad applicare la crema antibiotica della dermatologa, però credo che continuerò ad utilizzarla per un po'. Calcolate che io da circa un mesetto più o meno che la uso, e la quantità che ne ho utilizzata è così, cioè come vedete ne manca tanta così, cioè è praticamente fin qua. La crema si presenta così, come vedete è bianca, sembra un po' lattiginosa, non so, gelo, una consistenza tipo di gel. L'odore è, non so, mi ricordo una medicina, ma comunque non una cosa sgradevole. Voi la massaggiate e noterete che lascerà leggermente una patina bianca, ma quando andate a massaggiarla nel giro di un attimo si asciugherà, e quindi io la uso anche tranquillamente al mattino, dopo 5 minuti mi trucco e non mi causa nessun problema, lascia la pelle molto molto asciutta. Crema indicata per ridurre e attenuare gli inestetismi della pelle dovuti a rughe, smagliature, macchie, scottature, cicatrici e segni d'acne. È composta all'80% di estratto di Helix Aspersa Muller, che è appunto la bava di lumache, un 20% di eccipienti. Non contiene né coloranti né profumi, proprio per mantenerla il più possibile naturale. Ha una scadenza di 3 anni, se conservata a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta del sole o da altre fonti di calore. Appunto il sito è questo qua. Ve lo scriverò poi comunque anche in una nota, è www.elicina.it. Quindi io, se devo darvi un consiglio, consiglio assolutamente questa crema, ma vi ripeto, solamente a chi ha i problemi che ho elencato prima. Se avete comunque qualsiasi tipo di dubbio, non esitate a contattarvi, io cercherò di rispondervi il più presto possibile. Auguro a tutti una buona giornata, un bacione, ciao!